E Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, per parlare della proposta di legge che già avevi presentato nella scorsa legislatura dal titolo Ero straniero, che è stata sottoscritta anche dalla segretaria del PD, Elly Slein. Allora, non è stato difficile far sottoscrivere una proposta di legge così importante. Vedevo che sorridi. No, allora intanto la proposta Ero straniero è una proposta di legge che abbiamo depositato nel 2017 come legge di iniziativa popolare, sulla quale all'epoca, Quindi 2 legislature fa. esattamente, all'epoca quando ero segretario di Radicali Italiani, lanciamo questa campagna con la partecipazione, diciamo, il supporto di tantissime organizzazioni, ARCI, ACLI, Action Aid, ASGI, Centro Astalli, moltissime organizzazioni che parteciparono a quella raccolta delle firme. Depositammo le firme alla fine della 2017, quindi 2 legislature fa. Questo ha reso necessario, perché come è noto, diciamo, le leggi di iniziativa popolare dopo 2 legislature sostanzialmente decadono, no? Non possono più essere chiamate all'esame, il rideposito che io ho fatto all'inizio di questa legislatura come legge popolare, come legge parlamentare, diciamo così. La cosa interessante è che su questa proposta di legge, che è una proposta di riforma organica della legge Bossi-Fini, nella scorsa legislatura c'è stato un lungo ciclo di audizioni che ha visto intervenire non solo gli enti del terzo settore, laico, cattolico, ma anche le associazioni degli imprenditori, il CNEL, i sindacati, il Ministero del Lavoro, tutti sostanzialmente d'accordo sul fatto che servisse questo tipo di modifica della legge Bossi-Fini. Eppure l'esame non è mai, io ero relatore, l'esame non è mai uscito dalla commissione, diciamo così, la proposta non è mai arrivata in aula, neanche quando c'era, nella fase in cui c'è stato il Conte Il 2 Conte e 2. quindi il Partito Democratico al governo in maggioranza. Loro non si erano neanche posto l'interrogativo all'epoca. Ma io credo che all'epoca c'era una parte sicuramente di colleghi del Partito Democratico che erano d'accordo, così come una parte del Movimento 5 Stelle, ma una parte del Movimento 5 Stelle che era contrario su questo tipo di approccio, insomma. E non dimentichiamo che poi, cioè, in questi giorni si parla del salvataggio in mare, ma quella fase con i primi decreti Salvini, insomma, il Presidente del Consiglio era Giuseppe Conte, non erano altri, quindi c'era questa impostazione. La proposta è una proposta che va rilanciata e che abbiamo provato a rilanciare proprio per aprire un dibattito in un momento in cui il governo è in difficoltà su questo tema, perché non sa dare delle risposte concrete per aumentare i flussi e l'immigrazione regolare, combattendo in questo modo l'immigrazione irregolare. Io ho rivolto un appello a tutte le forze politiche, ovviamente a tutte le opposizioni, perché ed è arrivata la sottoscrizione da parte del Partito Democratico, della segretaria Elly Schlein, con la quale avevo parlato proponendoglielo, del gruppo di Azione Italia Viva, Roberto Giachetti in particolare, che è capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, e del gruppo di Verdi e Sinistra. E quindi abbiamo chiesto l'abbinamento di questa proposta. Si è poi tenuta la commissione in cui sostanzialmente poi come opposizione abbiamo abbandonato i lavori, perché la decisione del Presidente è stata di non procedere all'abbinamento della proposta, ma anche con quella della Lega, ma anche di andare avanti nonostante le opposizioni chiedessero un rinvio. Il rinvio perché? Per motivi regolamentari, ma anche per motivi politici. Cioè, nello stesso momento in cui a Cutro si tiene il Consiglio dei Ministri che deve decidere, deve approvare un decreto sullo stesso tema, sullo stesso argomento, che dalle indiscrezioni sembrerebbe di ispirazione favorevole ad aumentare l'immigrazione legale a scapito di quella irregolare, nello stesso momento inizia l'esame di una proposta della Lega che va in direzione opposta. Perché? Perché la Lega vuole di fatto con quelle misure aumenta l'immigrazione irregolare nel nostro paese, cioè diminuisce le possibilità e gli strumenti per gli stranieri di essere regolari. E quindi abbiamo chiesto: qual è la maggioranza? Qual è la linea della maggioranza e del governo? L'abbiamo chiesto anche al governo che era presente e non abbiamo avuto risposta. Allora, qual è la linea vera? Non so, quella di oggi a Cutro, che sembra andare in scena a Cutro, dove
diciamo, sono state cancellate le scritte contro Piantedosi o quella che cerca di imporre qui la Lega, oppure sono un po' allo sbando? Io direi che sono un po' allo sbando, cioè da una parte c'è una difficoltà del governo a trovare il modo per emanare dei provvedimenti concreti. Il Presidente della Repubblica ha fatto un appello alle forze politiche, alle istituzioni, quindi al Parlamento e al governo, di dare delle risposte concrete. Risposte concrete significa fare dei provvedimenti chiari. Ora, non sappiamo bene qual è il contenuto del decreto, le indiscrezioni mostrano molta aria fritta. Cioè, poche misure davvero incisive. Dall'altra parte poi c'è sul piano parlamentare quest'altra iniziativa della Lega, quindi c'è uno sbando nella maggioranza e tra maggioranza e governo. E il ministro dell'Interno lo stanno mettendo da parte, cioè la Meloni non si fida più, che impressione Ma magari fosse messo da parte il ministro dell'Interno, ma non solo in quanto, diciamo, Piantedosi che ora riveste quell'incarico, ma quanto proprio l'impostazione che vede il tema dell'immigrazione come un tema governato dal Viminale, quindi come un tema da governare come ordine pubblico e sicurezza e non da parte dell'integrazione e quindi un tema soprattutto del Ministero del Lavoro. Questo è il cambio di prospettiva che dovrebbe esserci e che purtroppo ancora non c'è. Vuoi dire qualcosa anche su Elis Lein? Sottoscritto la proposta di legge che stai portando avanti insieme a tanti altri, però stiamo vedendo anche degli atti di, diciamo, di intolleranza nei confronti della Schlein abbastanza pesanti a Viterbo, un consigliere comunale, insieme ad altri episodi di antisemitismo, come a Ferrara hanno scritto ebreo con una freccetta a fianco a un negozio, cose insomma. Intanto il ringraziamento ad Elis Lein per avere comunque accettato di sottoscrivere questa proposta, che è, diciamo, prima che proposta che io ho ridepositato, è una proposta anche appunto popolare che era promossa e elaborata da tante realtà le più autorevoli che si occupano di immigrazione nel nostro paese. L'ha interpretata come una grande apertura questa. Beh, come un fatto comunque di volontà politica, di coraggio politico. Ora, è vero che in questo momento siamo tutti all'opposizione. Però comunque è un segnale, che in passato non c'era stato questo sostegno anche dalle file del Partito Democratico, questa chiarezza. E poi assolutamente la condanna di questi episodi e anche ovviamente la solidarietà nei suoi confronti, perché questi sono atti, come dire, di violenza verbale e in generale di violenza in politica, che è sempre qualcosa da condannare. Ed è comunque sì, oggettivamente sintomo di un brutto clima. Ti ringrazio per averci parlato di questa iniziativa di Elis Lein a sostegno della tua proposta di legge. Grazie a Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Grazie.